Amiche ed amici sportivi, ben ritrovati in Correre per Sport, una puntata velocissima. Andiamo a presentare i nostri cari responsabili, soprattutto con il responsabile della WISP, del mondo dell'atletica, Franco Schiazza. Ben arrivato Franco, re Buonasera, delle buonasera a ultra, tutti. re delle ultramaratone. Sì, diciamo Tante così, re delle sei, ultramaratone. 8 ore di tutto e di più, hai coinvolto anche il nostro amico, ben arrivato Giuseppe Donia, Buonasera, buonasera a tutti, grazie. di corsa, nella Di storia, nella corsa nella corsa storia. ad Ortona, ma reduce dalla maratona di Pescara, dove. Sì, reduce dalla maratona di Pescara, ieri con il vento contro. Perciò hai Sì, coinvolto pure ormai mi ha te. T'hai coinvolto. Sì, coinvolto sì, infatti. in Infatti rosico per a Civitacoana, però. Che non puoi essere No, Civita. non posso essere Arriviamo Civita. a una delle due, visto che ci sono in concomitanza, però secondo me faresti ancora in tempo a fare 2 o 3 ore di Ma corsa. sì, quando finisco lì vado. Per quest'anno non se ne parlava. A parte che finisce sul tardi, quindi se vuole si può fare le ultime 2 o 3 ore Seconda edizione della e tua. viene a mangiare gli arrosticini alla fine, Che perché gli Civitacoana. arrosticini di Civitacoana non so Civitacoana, quando se parliamo di beh arrosticini, quindi che c'è una rivocazione, c'è stata proprio qualche giorno fa, nata questa manifestazione nella prima edizione della rivocazione della cottura degli arrosticini che vengono cotti su dei mattoni, degli stecchi, di mattone, sì. sui mattoni, la sanguinella La sanguinella come stecca, diciamo, che Come regge. stecca, e fu la prima volta che fecero, ci fu una gara podistica. Adesso fai la 6-8 ore dall'anno L'ha scorso. voluto Gianluca Da Mario, che lui è di Civitacoana, tra l'altro A poi. proposito di Da Mario, insieme a Annalisa hanno ottenuto Sì, un ottimo due risultato. tesserati WISP che insomma hanno finito la Spartatena, che è una gara. Una delle più belle in assoluto per chi fa le 243 chilometri, 246, se non ricordo, però non 46. vorrei sbagliarmi, ma con 3.000 metri di dislivello, quindi veramente è una gara in cui tutti gli ultramaratoneti vorrebbero partecipare e non è facile E non partecipare, possono ci partecipare. vuole, e ci sono tanti cancelli, quindi complimenti ad entrambi. Lì ci sono. Bisogna avere dei requisiti per Dei poter requisiti partecipare. non mi ricordo di preciso, però sicuramente quei due che sono arrivati il prossimo anno lo rifanno sicuramente. E poi devi superare un certo chilometraggio per l'anno successivo. Bene, 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 ma non finisce qui perché ce ne sono ancora tante altre di iniziative. Ultimamente ce ne sono state veramente tantissime, tantissime manifestazioni, il trofeo Malano, il Memorial Malano, ancora prima, ma c'è veramente tante, tante manifestazioni. Ortona torna, quest'anno hai fatto 2 gare, non una, Sì, una a maggio, un'altra la più quella a datata. maggio siamo stati come diciamo, supporto tecnico alla Croce Rossa che faceva il 150esimo anniversario, quindi, mentre questa è nostra, diciamo, come organizzazione insieme, è importante dirlo, alla Crossroads. Siamo giunti alla quarta edizione, il format è quello dell'anno scorso, stesso Di circuito. corsa nella storia Di c'è cioè una corsa nella valenza storia. importante. L'anno scorso erano gli 80 anni. L'anno scorso erano gli 80 anni, quest'anno è il 65esimo anniversario, della medaglia al valor civile data a Ortona per i 4.000, no, i 1.300 e oltre caduti, civili più. Beh, una Sì, una battaglia battaglia cruenta tra conosciuta la in piccola tutta Italia. Stalingrado, sì. E quindi una corsa che commemora proprio questa battaglia cruenta tra canadesi e tedeschi. La linea Gustav poi La linea Gustav, sì. veramente Certo. è stata qualcosa di Beh, sì, importante nel importante. passato. La La piccola Stanisgrado Stalingrado d'Italia, sì, d'Italia, sì, è stata rasa al suolo, veramente diciamo, Ortona.
una battaglia ha una valenza al di fuori del mondo della corsa, esserci. Beh, sì, certo, sicuramente. Chi corre veramente corre nella storia, diciamo, certo. Perché va a toccare le vie principali di Ortona, dove sono stati i luoghi della battaglia. E poi di Ortona. Ortona è bellissima. E poi Ortona è bellissima, non perché sono uguale? Di parte. È sempre uguale il percorso? Il percorso, sì, è sempre uguale. Passa da. Guardate, sì, guardate che immagini. Sì, sì, sì. Infatti ringrazio Massimiliano. La parte da Piazza San Tommaso per poi andare per Corso Matteotti dal castello, viale Gabriele D'Annunzio. Ma giù al mare non si va. Andiamo al mare, facciamo un po' di guarda, gradini. Un po' di gradini. Noi ormai vogliamo adottare questo percorso sempre per non creare disturbo anche alla popolazione, per agevolare il lavoro dei vigili, quindi adesso questo percorso è collaudato, va benissimo così, quindi per noi è anche una bella gara, anche perché, come ho detto prima, si tocca le vie più principali di Ortona, dove c'è il bel vedere sul mare. Ortona per correre, sì, penso sì, che sì. Non ci siano... Sì, però dobbiamo stare attenti, ripeto, nel percorso, sondare bene le vie, perché non vogliamo creare, ecco, disturbo. A noi piace correre, ma c'è pure chi dà fastidio. Assolutamente, assolutamente. Ci sono anche gare del settore giovanile. Ci stanno le gare del settore giovanile che inizieranno alle 9 di mattina. Ci saranno tutte le varie fasce di età, dal 0 fino ai 14 anni, ai 15 anni. Ogni bambino, ogni ragazzo che parteciperà verrà data la medaglietta ricordo. E poi ci saranno le varie categorie, i primi tre e i primi tre di categoria. Beh, a proposito di ragazzi, Franco Schiazza, nasce un nuovo progetto, il progetto che si chiama Corri Bambino, Corri, sì, diciamo, che è una nuova iniziativa del mondo WISP. È nato questo nuovo progetto voluto un po' dall'Atletica WISP, quindi regionale. Di Abruzzo e Molise, di Abruzzo ricordiamo. E Molise, dove hanno aderito già... diciamo i territoriali di Chieti e Pescara e L'Aquila, e quindi è un progetto dove ci diciamo sempre la stessa cosa, Robè, ma qua si vedono sempre le stesse facce, quindi sicuramente noi dobbiamo dare qualcosa di più a questo mondo, cioè portare più bambini possibili a fare sport, ma anche assolutamente perché sì. Alla fine ce lo diciamo sempre, però non si riesce mai a concludere niente, e quindi questo è, diciamo, è una mano che tendiamo a tutte le società per portare più bambini possibili, insomma, a fare sport nelle piazze, in qualsiasi posto, lungo la strada, insomma, magari davanti a una gara competitiva, magari dargli pure più attenzione, perché secondo me non deve essere la corsa dei bambini un qualcosa di... Che sta a supporto dei grandi, no, deve essere secondo me la parte principale assolutamente della cosa, certo. della gara, della giornata. Ma addirittura ci sono dei gruppi tipo i Lupi d'Abruzzo che organizzano, ma ce ne sono ancora altri che organizzano gare esclusivamente per il settore giovanile, e questo va dato veramente. Ti dico la verità, perché ultimamente mi hanno invitato a una loro festa, ma veramente è una grande famiglia, cioè è veramente come lo sport dovrebbe essere interpretato, soprattutto con i bambini, con tutti i genitori. Quindi il bambino porta anche i grandi a stare insieme, diciamo, anche a una gara competitiva. Quindi secondo me dobbiamo, diciamo, ancora di più premere su questo pedale dei bambini. Un'altra bella iniziativa del mondo WISP, tra l'altro, se non sbaglio, mi sa che l'iscrizione è completamente gratuita. Sì, diciamo, l'iscrizione è completamente, quindi la tessera è gratuita, grazie alla WISP Abruzzo e Molise che se ne accolla tutte le spese, e devo dire che stiamo facendo un qualcosa a cui già hanno aderito, come abbiamo detto prima, Chieti, L'Aquila e Pescara, di far pagare un po' di meno anche la tessera per le gare competitive, quindi diciamo, noi stiamo cercando in tutti i modi di andare un po' incontro a quelli che quest'anno si sono un po' affidati a noi, perché è un momento un po' particolare. C'è tempo per le iniziative per l'anno prossimo, anche se, ma
com'è possibile che si corre a fine anno, a dicembre non c'è una domenica, addirittura si gareggia anche di sabato che ci sono gare, il 28 di dicembre, che è un sabato, addirittura in Abruzzo ci sono due gare. Mo mi stanno, a proposito di 6-8 ore, probabilmente il 28 dicembre ci sarà una gara a Paglieta di 6-8 ore, me l'hanno richiesto, tra l'altro pure lui, Donia, vorrebbe fare una 6 ore, quindi io non lo so il motivo, perché si va in un discorso anche di ultramaratone, la gente vuole correre, dobbiamo dire che forse il numero dei partecipanti sta scendendo e si vedono nelle gare. Quindi ci dobbiamo... Ma scendono perché ci sono troppe gare. Sicuramente perché ci sono troppe gare. Però qualcosa da rivedere forse ci sta. Noi vorremmo ridare, essendo Aurelio Michelangeli entrato nel gruppo della WISP, Aurelio Michelangeli è un grosso conoscitore di trail e di passeggiate, lui sta nel cammino dei briganti, quindi ci può dare solo consigli. Il nostro intento è anche di riportarci un po' a fare delle camminate, magari... pure nei giorni feriali, insomma. E a proposito di briganti, ieri alla maratona d'Annunziana di Pescara, che fa parte del circuito Corri l'Abruzzo, c'erano diversi atleti della Marsica, mentre ultimamente non tanto si sono visti, ma domenica sono stati parecchi presenti, da Avezzano, poi ce n'erano veramente, i briganti, ce n'erano veramente tanti. Qui vediamo i pattinatori che sono partiti in anticipo prima ancora della gara competitiva, dopo i pattinatori Teatro, poi Pescara, Montesilvano e Sulmona, anche dei campionati mondiali di pattinaggio, e qui vediamo la partenza dei ragazzi abbiamo visto Roberta, c'era Alex, e qui la partenza della maratona e mezza maratona. E già che ci siamo, diamo anche il risultato, e questo ce lo può dire poi Giuseppe, perché i primi nella gara di maratona sono andati piano, ma credo perché c'era il vento contro sul lungomare, un vento di tramontana, era fortissimo. E qui la bella fila degli atleti competitivi di mezza e maratona, poi a distanza di mezz'ora di un'ora sono partiti per la 10 km. Manuel Menna, che gareggia per la podistica 2007 Tre Teste, società romana, in prima posizione, Luca Pirani all'esordio, Vini Fantini in seconda posizione, la prima volta che fa una gara di maratona, Davide Ucci in terza, si è ben comportato, e poi Giancarlo Di Domenico dei Pretuzzi Runners, quinto posto per Ceraolo e Emiliano della Bovisio Masciago, società del Milanese. Al femminile ha rivinto dopo la vittoria della passata edizione Antonella Ciaramella, che gareggia per la Bergamo Star Atleta, e parliamo di un'atleta molisana, è stata lei la vincitrice. La seconda piazza per Claudia Gabrielli in seconda posizione per l'Atletica Abruzzo L'Aquila, terzo posto per Toselli e Giulia, e poi troviamo Buzzelli e Zurli Chiara in quarta, e Micolucci Stefania in quinta posizione. Questa è la classifica per la gara di maratona. Nella mezza maratona ha vinto l'atleta che gareggia per la Laterno Pescara, Lorenzo Dell'Orefice, che va forte, 1 ora e 9 minuti, ha un personale di 2 minuti più veloce, ma come abbiamo detto poc'anzi c'era un forte vento contrario sul lungomare. Mariani Fiorenzo in seconda posizione della Dynamic Fitness società pugliese, in terza posizione Cesare Ciommi della Triword, quarto posto per Alessio Bisogno, prima atleta pescarese sempre presente della Passologico, quinto posto per Sergio Serraiocco, un atleta che sta migliorando sempre più, viene dal ciclismo della Nuova Atletica Montesilvano. Al femminile troviamo di nuovo la vittoria di Lorella Buzzelli della Runners Chieti, Lorella Buzzelli che ha vinto 2 volte la gara di maratona, questa volta si accontenta della vittoria della mezza maratona, ha ottenuto un ottimo risultato, secondo posto per la Palanza Miriam che gareggia per la Lutz Run, e poi terzo posto per la Marche
artigiana della, polisportiva Servigliano Micaela Boniello, e in quarta Carboni Francesca della Fano Corre, in quinta posizione la vincitrice della passata edizione, la portacolori della Atletica, e parliamo della Filippi de Montesilvano, Mara De Iulisi al quinto posto. Dicevamo, Giuseppe, un po' di vento contro sul lungomare, il resto la gente di Pescara si è lamentata per la vostra presenza lungo le strade, c'è sempre qualcuno che si lamenta, ma credo che lo sport sia così un ottimo veicolo per far conoscere la città di Pescara, perché molti erano da fuori regione. Sì, sì, ho visto che erano molti. Io, mentre distribuivo i volantini, ho visto un bel po' delle Marche, squadre podistiche delle Marche, che scendevano dal treno, sinceramente. E poi i pugliesi sono sempre, sempre presenti, come abbiamo visto dalla classifica, il vincitore che viene da Roma, la ragazza molisana, la Ciaramella, ricordiamo che a Barletta ha vinto in assoluto, anche tra i maschi è stata la prima nella classifica assoluta. La prima volta che ho visto Antonella è stata alla 6-8 ore di Chieti. Che ha vinto. E poi stesso giorno c'è stata un'altra gara, un'altra bellissima manifestazione, e parliamo del trail che c'è stato dell'acqua, e parliamo con la vittoria di Pace Domenico, atleta romano, eccola qua che arriva dell'eco della, chiedo scusa, dell'Eco Roscetta, una società che organizza anch'essa una gara bellissima nel mese di ottobre. E poi in seconda posizione padre e figlio, meglio ancora il figlio Amin Lamiri, terzo posto per Mohamed Lamiri, sono arrivati insieme, ma prima il figlio Amid e poi Mohamed in terza posizione, Michele Mastrangelo della Runners Avezzano in quarta e Folcarelli Tommaso in quinta posizione. Atletica Arce al femminile, la vittoria della fortissima Chiara Benedetti, l'avvocato di Roma, che vince dovunque si presenta, Atletica Abruzzo L'Aquila, secondo posto, dopo di lei troviamo Trocchio Rosalba, quinto posto per Scipione Pamela, in terza posizione. In concomitanza, come dicevamo prima, ci sono tante gare in concomitanza, stessa cosa si ripete anche domenica ad Ortona, ci sono altre gare in concomitanza, ormai non capita di avere una gara secca. Però forse parlando anche con l'avvocato giorni fa, potrebbe essere, so che avete fatto una riunione, se non sbaglio, di mettere delle gare, non dico tante gare, ma 10-15 gare, quando ci sono delle gare importanti, altre gare, sarebbe il caso di aspettare un attimo e non so se poi si farà, ma lo promettiamo. Beh, ogni anno. Ci stiamo lavorando. Lo promettiamo ogni anno, ma poi non si fa. Poi diciamo, magari inserirlo nel Colli d'Abruzzo si può fare. Poi magari se una società ti chiede di fare una gara non puoi dire di no, come WISP. Però sicuramente nel circuito dobbiamo riflettere su alcuni passaggi. Ieri liberato e sarebbe disposto a far sì che avvenga. Ma questo, anche perché credo che il 2025 sarà un discorso solamente WISP, quindi siamo arrivati al punto ormai maturi di dire che il circuito Corri l'Abruzzo va fatto solo da tesserati WISP, quindi non può essere altrimenti. Assolutamente, visto che parlavamo proprio di due gare, sono tutte e due gare WISP, sia Civitaguana che Ortona, e a proposito di WISP, tutti possono gareggiare, perché poi c'è un'assicurazione dove tutti possono gareggiare. È aperta a tutti, sia tesserati FIDAL, sia e di altri enti di promozione sportiva. Le iscrizioni si possono fare su info@abruzzogare.com. La gara competitiva partirà alle 10:30 insieme alla non competitiva e alla passeggiata. Anche questa volta la Croce Rossa vi è vicina. Anche questa volta abbiamo fatto la gara solamente con la Croce Rossa, con l'apporto tecnico vostro. E ripete di nuovo. Certo, sì, ci darà una mano per amministrare le varie situazioni critiche con il dottore e l'ambulanza. Partenza e arrivo sempre stesso posto? Partenza e arrivo sono tre giri da 2 km 3,50. Arriviamo davanti alla Basilica?
Sì, partiremo davanti alla base con le campane. E non è che daremo fastidio No, 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 credo di no. al parroco che dia No, il parroco credo che verrà a dare la benedizione, a quindi non. posto così, casomai cambierà Ma orario sì, dai. per dare il via. Dicevamo 200 punti per il Corri-l'Abruzzo, credo che sia Sì, veramente ci il teniamo. A questo ci massimo. teniamo, per i punti ci teniamo. Premiati i primi Premiamo 3. i primi tre di ogni categoria e i primi tre assoluti, sia maschile che femminile. Bene. Pacchi gara, Cosa diamo come pacchi pacco? gara diamo, è una sorpresa, ci sta. Ortona dovremmo dare l'uva, ma non ormai è finito. Guarda, oltre al prodotto, sì, l'uva starà a ristoro. Cioè, oltre alla pasta e a qualcos'altro, ci sarà il buono sconto per il viaggio in Canada. Chi vorrebbe prendere l'aereo, c'è un buono sconto, un talloncino dove vai a inserire. Chiaramente lo sconto, mi sa, da quello che ho capito, andrà alle varie fasce diciamo di prenotazione del volo, quindi va a L'anno finire. scorso addirittura, se non L'anno sbaglio. scorso abbiamo premiato chi vinceva la gara, sia maschile che femminile. Non l'hanno colto in pieno diciamo, questo. Cioè, dobbiamo correre noi, Frank. Viaggio gratis per Sì. andare in Canada, credo che sia. Eh sì. L'anno scorso c'erano canadesi a Ma forse festeggiare. anche quest'anno gli inviti li abbiamo esteso a tutta la Commonwealth, quindi sia i canadesi, i tedeschi, indiani, tutti quelli che hanno combattuto, diciamo, hanno fatto la campagna bellica Veramente in Italia. una città dove ci sono state veramente Sì, tantissime sì, vittime, sì, parliamo solo di canadesi, oltre 100, 1300 solamente i canadesi, e figuriamoci in Più, tutta, sì, è esatto, appunto, un totale esattamente, veramente sì. qualcosa di incredibile. Come Sì. dicevamo prima, una delle località con una guerra Certo. indimenticabile. Franco. Niente, Civitavecchia, partenza dalle 8 ore alle 9:30, della 6 ore alle 11:30, grosso ristoro finale, quindi tanti gli atleti vengono tantissimi da fuori, quindi non ci sono problemi, non c'è Ma io ho visto che assolutamente. l'anno scorso la famiglia di Alex hanno. No, Alex ci sarà, Appunto, l'anno lui è di scorso Civitavecchia, avete ecco. preparato di tutto e Sì, di più l'anno lui scorso. Alex ci sarà sicuramente, è il suo paese, quindi. Mi sa che le gare più sono lunghe, più. No, ma lui farà quella corta, farà la 10, credo. Quindi, anche perché c'è una discesa abbastanza ripida, quindi. Io ho visto a Ripa Teatina che c'erano. Siamo sempre noi. Siete Mi ha rubato sempre. Angelo, mi ha rubato solamente Angelo Rapino perché l'ho visto io e ho detto no, no, io vado a Civitacoana, mi L'unica cosa, Robè, dispiace. se ce l'abbiamo ancora 2 secondi, Vai. e ricordiamo pure, anche se è della WISP, Barletta Sportiva, c'è stata la gara sulla sabbia, a cui io ho partecipato, insomma, come tapascione, che ha vinto Antonio Ramundi e Francesca Scola, il sabato prima della Maratona di Che Pescara. Ramundi ne ha fatte veramente tante, Ramundi ne ha fatto tantissimi, reduce pure da. tesserato sempre WISP, quindi ci fa piacere che un tesserato WISP faccia tutti questi chilometri per lo sport. Bene, siamo arrivati alla fine della puntata. Domenica, allora tutti quanti Ortona ad 4Runners vi aspetta a tutti a braccia Ortona aperte. per le A iscrizioni. Ortona. Per le iscrizioni si possono fare anche sul posto, un'ora prima della partenza di ogni gara. Assolutamente. Dopo la gara di arrosticini a Civitacuana, dopo la gara di Arriveremo in Ortona. tempo per gli Sì, arrosticini. sicuramente. Sicuramente. Grazie, grazie, Grazie grazie a a voi. tutti, grazie alla WISP per l'opportunità e voi per l'ospitalità, e un grazie particolare al nostro regista che ci sopporta e supporta da anni. Ringraziamo Claudio Di Giacomo che è sempre presente. Grazie a tutti, buona giornata. Best song ever.
best song ever.